Non hanno un amico a teatro? Continua il 24 e il 25 a Roma e il 28 al Bellini di Napoli. Varese, Roma, Napoli, i biglietti li trovate su quei siti lì che vendono i biglietti, tipo Happy Ticket, Viva Ticket, Tutta Ticket, Tutta Ticket. Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Nel momento più alto del berlusconismo, quello delle feste col palo della lap dance, a tutti quelli della destra moderata, che un po' erano turbati da quello che raccontava le barzellette sozze e puntava a ogni figa del creato, Gianfranco Fini era sembrato un'ancora di salvezza. La realtà vera della mia espulsione dal PDL è che io ho detto no a Berlusconi. Il che fai, mi cacci? Era stato un po' come un salga a bordo cazzo ante litteram. Bisogna dire che anche quello di salga a bordo cazzo non ha più avuto momenti così alti nella sua carriera politica. Vabbè. Fini sembrava un uomo serio. Finalmente uno di destra aveva parlato del fascismo chiamandolo col suo nome, parlando della infamità delle leggi razziali. Lui che comunque veniva da una militanza vera e nera, direi anche. Oggi la Camera dei Deputati rievoca una pagina vergognosa della storia italiana. Le leggi anti-ebraiche e razziste. Quando venne fuori la storia della casa della sua fidanzata, cioè del fratello della sua fidanzata, cioè quando venne fuori in pratica che anche lui aveva perso la testa per la figa e si era fatto abbindolare, lo sconforto fu tremendo. Per i più giovani che non c'erano, ricordiamo che, la sto tagliando un po' con l'accetta, si scoprì che il fratello della sua fidanzata, forse moglie, aveva fatto dei rigiri con una casa a Monte Carlo di proprietà però del partito, guadagnando dei bei soldi. Fini ne era all'oscuro, questa è la tesi della difesa, ma una cosa bisogna ricordarla. Lui affermò che se fosse stato vero quello di cui veniva accusato, si sarebbe ritirato dalla politica. E lo fece sul serio. E se dovesse emergere con certezza che Tugliani è il proprietario e che la mia buona fede è stata tradita, non esiterei a lasciare la presidenza della Camera. Ora, diciamo che lo aiutò a scomparire anche un tracollo di immagine non indifferente, ma sta di fatto che non se ne sentì praticamente più parlare. Ora, levarsi dai piedi sembra banale, ma banale non lo è affatto in un mondo in cui molti suoi colleghi, ma ricordo due a caso, Renzi e Amato, dissero la stessa cosa, in circostanze invero molto diverse, per poi fottersene altamente delle parole versate al vento e rimanere lì, aggrappati alle loro cariche o mezze cariche o carichette, che non mollano come fa il pastore tedesco medio con la pallina che gli lanci. Io ho detto che se perdo il referendum non è soltanto che vado a casa, ma smetto di far politica. La politica per me è auto. Ma perché ho dovuto raccontare questa storia ai più giovani? Perché è successa 14 anni fa. Perché è una notizia che regalò a noi comici di quell'epoca così lontana un soffio di energia. Fini che ci rimane sotto pure lui a quell'argomento. La figa. Che era giornalmente al centro del dibattito politico nazionale e internazionale, eh? Perché bisogna ricordare che quando Putin non invadeva paesi, regalava lettoni, nel senso di grandi letti, in cui lo zio Silvio convolava con simpatiche ragazze in maschera. Ognuna si sceglieva il suo travestimento, Ronaldinho, suore, coniglietta, dottoressa, eccetera. Quando la politica attuale ci sembra folle, è sempre bello ricordare un tempo in cui lo era altrettanto, ma almeno si parlava di scopare e non di conta dei morti. Ma torniamo da capo. Si riparla di questa storia perché oggi sui nostri giornali si scrive del processo Fini-Tugliani. Tugliani che era la fidanzata moglie. Ma come il processo? Ancora? E no, ancora, sarebbe il caso di dire ora. Eh sì, perché non è che stiamo parlando di una sentenza, tantomeno definitiva. Stiamo parlando delle richieste dell'accusa, dopo 14 anni, dopo che il mondo è radicalmente cambiato, lo stesso Fini è cambiato anche fisicamente. Ma è possibile vivere in un paese dove sia normale che un processo si faccia dopo tutto questo tempo dal presunto reato? Ma è normale? Ma che giustizia è quella che scatta anni dopo su persone che manco sono più le stesse? E in questo caso è sotto gli occhi di tutti perché si tratta di una vicenda che ha caratterizzato un periodo di tempo, che ha cancellato un leader politico che alcuni vedevano come destinato a sostituire lo stesso Berlusconi, ma 14 anni dopo! Ma sentite qua, a Piacenza c'è un ragazzo pakistano che è sotto processo per aver venduto del fumo per strada nel 2016. Nel 2016!
Cioè, questo in 8 anni potrebbe essere diventato, anzi sicuramente è diventato, un'altra persona, magari in peggio, ma magari in meglio, magari ha un lavoro, una famiglia, e lo processi ora per aver venduto del fumo a un ragazzino 8 anni fa. E le storie come questa sono tante, sono troppe, sono la spia di una giustizia talmente ingiusta, dove l'unica soluzione sembra quella di allungare i tempi della prescrizione. Certo, teniamo la gente 20 anni sotto processo, tanto se sono lì qualcosa avranno combinato. Senza renderci conto che il rischio è che prima o poi tocchi a noi, e nel caso allora si grida alla mala giustizia, allo scandalo, alla vergogna. E su questo argomento non posso non citare uno dei miei idoli viventi, che si chiama Gian Domenico Cajazza, che è stato presidente delle Camere Penali, avvocato di Enzo Tortora e Marco Pannella. E nel 2018, ora credo che le cose siano cambiate, ma nel 2018 scrisse: «Solo un paese barbaro e incivile può immaginare di lasciare un imputato in balia della giustizia penale per un numero di anni non predeterminato e teoricamente infinito. 10, 15, 20 anni in attesa di un giudizio definitivo sono una violenza che lo Stato democratico non può e non deve consentirsi. Una rapina aggravata si prescrive in 24 anni. Non riesce a processare e condannare o assolvere il presunto rapinatore in 24 anni? O anche 12, aggiungo io. Peggio per te. Stato incapace di amministrare giustizia, ma non pretendere di tenere quel tizio imputato a vita. Amen. Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Le stelline e le campanelline. Non hanno un amico? Torna lunedì. Per commenti, suggerimenti, insulti o donazioni in denaro potete scriverci a nonhannunamico@gmail.com o nonhannunamico@coramedia.com. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.